Parto dal ruolo. Ieri ho avuto l'occasione di sentire Fulvio Simonini, che è responsabile del settore giovanile del Padova. So che avete un Certo. rapporto molto stretto. Mi ha detto che quando si è stato preso dal San Paolo, una società di Padova, faceva addirittura il terzino sinistro. Poi loro ti vedono molto come esterno d'attacco. Invece qui fai la mezzala. Qual è il ruolo che senti più tuo? Allora, io da quello che mi dice il mister, io mi metto dove posso, dove mi dà l'occasione di mettermi e il mio ruolo è l'esterno d'attacco a destra. Però qua a Bari mi sto trovando bene anche a mezzala sinistra. Spero di farla bene e basta. Paolo Ruscito, Radio Selene, parlando di Vivaio del Padova, c'è un esempio importante come quello di Alex Del Piero, che è cresciuto da quelle parti. Vorresti magari ripercorrere le sue orme? Sì, quando ho debuttato a Padova l'ho pensato questo. Infatti, quando sono venuto qui a Bari, il Bari è una ottima prospettiva, è una grande società, soprattutto per noi giovani, ci dà molta prospettiva e vogliamo aiutare anche la città a tirare su questo Bari. Come stanno andando? Sono andati questi primi mesi, insomma, di questa esperienza a Bari per te? State belle, ho conosciuto nuove persone, nuovi compagni, giocatori fantastici. Siamo un gruppo unito, molto, molto unito e speriamo di dare grandi soddisfazioni a questo Bari. Nonostante i tuoi 18 anni, sei un pilastro di questa squadra, soprattutto al centrocampo, perché tu l'hai giocato praticamente tutte fino a questo momento. Sì, ho saltato le prime due perché ho provato questo nuovo ruolo come mezzala. Mi sono adattato e il mister mi ha dato l'occasione alla terza giornata di campionato. E anche alla seconda che ho fatto gol, giusto? Stefanello, nelle ultime partite, 4 vittorie, 2 pareggi, con quello con il Locri, sabato sarà classifica la mano, big match. Come state vivendo questa settimana? Soprattutto immagino si sta lavorando molto sul fattore psicologico. Sì, infatti, noi siamo concentrati, siamo pronti per questa partita. Ovvio che i due pareggi sono un amaro per i tifosi, no? Però possono capitare. Noi ci mettiamo tutto, la squadra è pronta, noi ci crediamo e speriamo di vincere questa partita. Ha detto il mister subito dopo il secondo pareggio, subito dopo la sala. Il mister è soddisfatto perché questi pareggi, come ho detto, possono capitare. In un campo brutto può capitare. Però ovvio che i tifosi sono un po' amareggiati, però noi stiamo concentrati sul pezzo per portare su questo Bari. Ci sono anche tifosi che la pensano diversamente, tifosi che pensano che sia fisiologico un po' il vostro calo, Psicologico? sì, Ah, fisiologico, nel fisiologico. senso sia normale il Sì, è calo, normale poi. calo tra Sì, virgolette, sì, sì. perché in realtà sono 2 punti che sono arrivati di seguito, 2 risultati utili, È non. normale perché noi è da un mese che ci stiamo allenando tutti assieme e stiamo iniziando adesso a conoscerci e quindi può capitare questo pareggio, no? Però noi siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo e porteremo a casa questa vittoria, dai. In cosa secondo te dovete migliorare e qual è il vostro punto di forza? Il nostro punto di forza è il gruppo. Noi siamo un gruppo tanto unito. E migliorare soprattutto nel gioco, perché il gioco manca ancora un po', però come ho detto è da un mese che ci conosciamo, quindi su questo durante gli allenamenti ci stiamo lavorando e quindi sicuramente nelle prossime partite vedremo un buon gioco. Millennial ti ha segnato con la maglia biancorossa Sì. il gol del 4-1 e sei stato millennial nel Padova, ad esordire, è un po' il tuo primato, no? Sì, sono molto contento infatti. Ma quel gol alla fine che è successo? Non si è capito Neanche nulla. io, però ho visto la palla entrare, quindi sono contentissimo. Da un gol segnato ad un quasi gol, mi riferisco a quello di Marsala, come avete analizzato la gara posteriore? Perché si è visto un Bari che comunque nel primo tempo ha tenuto il campo con una certa padronanza, poi però nel secondo tempo c'è stata qualche difficoltà. Eppure, se quella palla fosse entrata, la partita avrebbe potuto metterla già in ghiaccio. Infatti, però come dico, ci possono essere cali fisici, cali psicologici, però noi Ma siamo. se no di poi quello che dico ci ripensi,
Sì, ci ripenso, sì. A quello del fuori area? Sì, sì, quello là. Sì. Potevo far gol e potevo anche dare un aiuto alla squadra. Leonello, dei campi professionistici con l'erba messa bene, avete giocato domenica Mazzara, vista in televisione, insomma, si notava che quel pallone non restava mai fermo, era mai a terra, era mai dritto, insomma, no? Che effetto hai provato? Che immagino che, insomma, raramente nella tua, seppur breve carriera, ti sia trovato in situazioni di questo tipo. Cioè, è un altro calcio, fondamentalmente, no? È difficile giocare su campi così. Difficile? No, non è difficile, però bisogna essere più concentrati perché il pallone può rimbalzare male. Però io non ho mai giocato in questi campi, perché ho giocato sempre col Padova e mi sono trovato sempre bei campi, per mia fortuna. Però, come dico, bisogna essere più concentrati e cercare, anche se è un campo brutto, dare il meglio di noi. Magari non dico soffrendo, però non con un approccio devastante, perché dopo il primo gol avete dilagato, no? Ora si ha la sensazione, soprattutto per i giocatori, che gli altri abbiano in qualche modo preso coraggio, nel senso che vi vedano non più come irraggiungibili, ma come una squadra da combattere. La reazione del Marsala sul vostro gol la dice lunga. Può essere questo il tema di questo momento di campionato? Allora, ovvio che le altre squadre danno la vita per giocare contro di noi, perché noi siamo il Bari, no? Però noi dobbiamo essere superiori a loro, mentalmente dobbiamo essere superiori. Ovvio che loro hanno una forza in più perché loro vedono il Bari e cercano di dare la vita su quella partita. E noi dobbiamo essere ancora ulteriori, più forti di loro. Un'ultima considerazione, gli addetti ai lavori dicono che in questo campionato a fare la differenza spesso sono proprio gli under, no? Giocatori giovani come te. Hai notato già la differenza fra voi e altri che magari non hanno avuto lo stesso percorso di crescita? Perché, insomma, un under del Mazzara immagino che sia cresciuto da quelle parti, voi invece venite da quelle professionistici. L'hai notato o deve ancora venire fuori questa differenza? Secondo me deve ancora venire fuori questa differenza. Però c'è già venuta fuori, no? Ci sono alcuni under che hanno già segnato. C'è Luisi che è molto bravo, mette dei bellissimi cross, secondo me. Poi c'è D'Ignazio, molto bravo, anche lui ha segnato. Secondo me siamo degli under forti e facciamo la differenza. E poi c'è Piovanello. E poi ci sono io, sì. Che tipo è Enrico Piovanello? Descriviti, se dovessi descriverti. Ragazzo timido, che dà tutto sul calcio, mi impegno soltanto per il calcio. Vado anche a scuola, sono qui a scuola a Bari. Quale scuola? Al Di Cagno. Scientifico sportivo. Vorremmo chiederti anche come va. No, no, va bene, dai. Sì, allora, sì, sì. Bene. Sì, 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 va bene. Ti chiamavano il fenomeno a Padova, è corretto, ti chiamavano così a Padova. No, no, no. Simonini ha detto che il suo soprannome che lui ti aveva dato. Sì, sì, beh, può essere. Simonini, ho un grandissimo rapporto con lui. Lui mi ha dato la forza di diventare un giocatore di calcio. Parlando di fenomeni, è l'ex attaccante del Padova. Sì. Bari probabilmente il fenomeno numero uno si chiama Franco Brienza, allora è il più grande, sì, uno dei più piccoli, come lo vivi questo rapporto, e se magari parli con lui cosa vi dite, cosa ti consiglia? Ciccio è una persona splendida, grandissimo giocatore come sapete tutti, mi dà una grandissima mano durante gli allenamenti e io lo ringrazio per questo, anche tutti gli altri giocatori, Valerio, Caccioli, tutti mi danno una mano, tutti i più grandi. E io sono soddisfatto per questo. Il tuo modello invece, se c'è nel Bari o in generale, al di fuori del Bari, un punto di riferimento? Punto di riferimento? A cui ti ispiri, per esempio? Il mio giocatore preferito. A cui tu ti ispiri nel tuo modo di giocare, se esiste, se c'è? Allora, un giocatore che mi ispiro è Messi. Però in squadra Ciccio è un grande... È un po' il Messi. Bravo. Sì, sì, sì. Il tuo obiettivo? Al di là dell'esperienza di Bari, perché no, magari partendo dall'esperienza di Bari, come ogni ragazzo l'obiettivo è giocare nei grandi, nelle grandi categorie e giocare in Serie A, se c'è l'opportunità sarebbe un grande sogno. Ti piacerebbe accompagnare il Bari magari in questa squadra? Magari. Da
Invece sullo stato di Under, come diceva prima Enzo, non siete tanti 2000 in squadra, come stai vivendo anche questo, il fatto che comunque uno di voi 2000 deve essere schierato necessariamente? E da un lato alcuni dicono che per i ragazzi sia un vantaggio, invece qualche addetto ai lavori dice che non sia positiva questa regola degli Under. Sentivamo lo stesso Brienza che diceva, secondo me non ci deve essere questo obbligo, ma se uno merita, poi giocherà, invece non ci deve essere per forza la regola di schierare 4 under. Infatti io a questo non ci penso, cioè io penso di dare tutto cercando di giocare, no? Ovvio che siamo pochi 2000, no? Però io cerco di dare tutto durante l'allenamento e sperare di giocare, perché c'è sempre un punto di domanda in ogni allenamento. Senti, da ragazzo del nord, di giovane, ti senti benvenuto al sud, ti piace la vita? Sì, sì. Sì, piace. Il clima, specialmente il clima. Il clima, qua a ottobre ci sono ancora 20 gradi, quindi sta bene. Sì, sì, sì. Ma sei fatto una passeggiata nel centro, no? Sì, sì, sono andato in via Sparano, giusto? Ah. Sì, sì, sì. Sono andato, no, solo a fare un giro. Il rapporto con i paresi per il momento come sta andando? Non ho ancora conosciuto nessuno, quindi... Soprattutto lo riconoscono te, sei ancora troppo giovane, infatti, riconosciuto in città. È vero.